Il totem selfie all'ingresso della Torre del Cerrano è solo l'ultimo tassello del progetto che Area Marina Protetta, Regione Abruzzo e Unione Europea hanno messo in campo per la valorizzazione della biodiversità marina e per incentivare il turismo ecosostenibile. All'interno dell'iniziativa Dune Informazione Pinete a Torre del Cerrano, dipinto per l'Area Marina Protetta, attraverso i fondi comunitari, nazionali e regionali, complessivamente 375.000 euro, sono stati attuati interventi di riqualificazione delle aree dunali e di manutenzione delle pinete nei 37 km quadrati della MP, oltre all'apertura di punti di informazione turistica a Silvia e Pineto e alla realizzazione della Biblioteca del Mare. Ciliegina sulla torta, come detto in precedenza, il totem con cui i visitatori potranno scattare selfie immortalando e condividendo così la propria esperienza alla Torre del Cerrano. Oggi lanciamo questa campagna all'Europa della mia regione, che è una campagna che coinvolge 40 regioni in Europa, 7 in 5 paesi, 7 regioni in Italia. L'Abruzzo è stata una di queste regioni che è stata scelta e questo progetto della Torre del Cerrano rientra all'interno di questa campagna. Perché questo progetto? Perché è un progetto altamente simbolico, un progetto riuscito, un progetto di buona collaborazione tra la regione e l'Unione Europea. Da parte di Regione Abruzzo c'è la volontà di sostenere sia dal punto di vista turistico che ambientale l'area marina protetta, creando anche una rete tra le varie realtà tutelate dell'ecosistema regionale. Diventerà importante anche costruire una rete delle riserve regionali, rete che ad oggi non c'è e che diventa uno degli elementi su cui noi ci stiamo impegnando e stiamo costruendo un percorso, perché soltanto facendo squadra tra tutto il sistema verde, che sia anche un sistema, soprattutto oggi nella nuova fase, un sistema di opportunità, non soltanto di salvaguardia, che diventa il nuovo passo, diciamo così, in avanti verso un turismo e verso un'economia che può esserci nella nostra regione e che fino ad oggi non c'è stata. La difesa della biodiversità, che è un principio importante che bisognerebbe cercare di trasmettere. Pochi sanno le origini di questa torre, l'importanza di quella torre, pochi sanno che cosa c'è al di là del mare, perché ci sono anche delle bellezze nascoste, molti non sanno che qui abbiamo una fauna ittica importante e che è bene farla conoscere soprattutto alle nuove generazioni, far conoscere quella che è la marineria abruzzese, la marineria di questo territorio che purtroppo sta scomparendo.